Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, torniamo a parlare di MotoGP con una notizia che è diventata ufficiale proprio un paio di ore fa, ossia Franco Morbidelli, che appunto è diventato il nuovo pilota per il Ducati Pramac stagione 2024. Quindi Franco Morbidelli ha firmato questo accordo annuale per correre con il team prima Primark nella stagione 24. Insomma, andrà a sostituire Johan Zarco, che è partito in maniera ufficiale direzione Honda. Insomma, un bel colpo per Franco Morbidelli, forse anche un bel colpo per la Pramac, ma bisognerà appunto ritrovare il Franco Morbidelli dei tempi d'oro. Certo è che sicuramente i diretti interessati sono tutti molto felici per l'accordo. Adesso manca la sella Gresini, perché lì è molto interessante vedere lo svolgersi della situazione del mercato piloti, lo svolgersi degli eventi, perché a questo punto Marc Marquez, se vuole andare in Ducati, ha solo quella sella a disposizione. Quindi nella prossima stagione o diventerà il compagno di suo fratello Alex, oppure vuol dire che Ducati non sarà nel suo futuro. Insomma, un tassello portante del mercato piloti che trova una sua collocazione proprio alla vigilia del Gran Premio dell'India. Infatti siamo nella settimana che ci accompagnerà a questo evento tanto insolito nel calendario quanto sicuramente un appuntamento affascinante. Mancava solo l'ufficialità, io speravo che le incertezze, insomma, dell'ultimo Franco Morbidelli non giocassero, ecco, un cattivo ruolo in questa scelta. Invece si è rispettato comunque gli accordi presi, è diventato tutto ufficiale, quindi Morbidelli, come già anticipato da tempo anche su questo canale, sarà il nuovo pilota per il team Pramac. Insomma, sarà un duro compagno per Jorge Martin, se solo però Franco riuscisse a tornare ai livelli comunque del Franco Morbidelli che contendeva il titolo mondiale a Joan Mir l'anno in cui il pilota della Suzuki, vecchia Suzuki, vinse appunto il titolo. Insomma, bisognerà ritrovare lo smalto di un tempo per Franco Morbidelli. Sicuramente si è accasato in questo momento nella moto più performante possibile, quindi un'occasione importante per uno che fino a 2-3 mesi fa, insomma, aveva nel futuro solamente la Superbike, perché veramente, tornando indietro nel tempo, non so quanti 2-3 mesi fa avessero appunto in mente un'idea così folle, quella appunto di Morbidelli che va a sostituire Zarco, proprio perché Zarco era scontato forse il suo rinnovo, forse troppo scontato per il team Pramac. Lui ha rifiutato l'accordo annuale prima poi di diventare pilota Ducati, ma per il mondo Superbike. Ricorderete il video dove parlammo appunto dell'addio di Zarco direzione Honda, che sicuramente gli ha garantito più anni in MotoGP rispetto a quanto era disposto a garantire la Pramac. Insomma, Franco Morbidelli ha colto l'occasione, si è liberato un posto importantissimo, quello appunto del Ducati Pramac, compagno di Jorge Martin, e intendiamoci che entrambi guidano la Desmo 16 GP24, quindi la stessa moto di Pecco Bagnaia. Quindi Morbidelli l'anno prossimo avrà lo stesso prototipo che avrà Pecco Bagnaia, quindi sicuramente una grande occasione in uno dei momenti più delicati probabilmente del suo percorso agonistico in MotoGP. Infatti sono più gli insuccessi per questo ragazzo, quelli perlomeno recenti, che le soddisfazioni che si è tolto. Quindi sicuramente una grande occasione, dovrà sfruttarla al massimo. Però diciamo che parte bene Franco Morbidelli, già con quella foto che è diventata subito virale, perché è appunto diventata virale una foto scattata nel 2006, lui in sella, un piccolo Franco Morbidelli, non aveva appena 10 anni, in sella proprio alla moto di Alex Hoffman, quindi moto brandizzata Pramac 2006. Quindi sicuramente stiamo parlando di un Franco Morbidelli piccolo in versione mini Franco, che appunto è in sella alla Pramac, e 18 anni dopo questo suo sogno, questo suo desiderio è diventato realtà. Quindi una foto che anticipava il futuro, ed è sicuramente molto molto importante il futuro per Franco Morbidelli. Tra l'altro torna una bandiera italiana nel box Pramac, sicuramente anche questa è una notizia molto importante. L'ultimo italiano è stato proprio Pecco Bagnaia, che ha fatto il percorso, chiaramente lo ricorderete, da Pramac all'appunto Ducati ufficiale. Insomma,
Una cosa molto importante per un pilota, presentiamolo, Franco Morbidelli, vice campione del mondo MotoGP nel 2020, campione del mondo Moto2 nel 2017, campione europeo Superstock 600 nel 2013. Quindi è un pilota che i titoli li sa vincere. E quindi sicuramente è un pilota che ha nel suo potenziale quello di poter comunque duellare alla pari con Jorge Martinez. Sicuramente da un punto di vista delle skill personali, Jorge Martinez è un gradino sopra a Franco Morbidelli, però ripeto, quando lui è riuscito a strappare la carica di vice campione del mondo nel 2020, avevamo un Franco Morbidelli della guida della Yamaha Petronas molto più competitivo di Fabio Quartararo. Quindi stiamo parlando veramente di un pilota che a quei livelli lì, a quei tempi lì, era molto promettente. Poi stiamo parlando chiaramente di un campione del mondo in Moto2 nel 2017. Quando tu vinci un titolo, non è mai quel pilota non è mai paragonabile ad un altro che non ha mai vinto un titolo, seppur comunque o Moto2 o Moto3. Perché comunque chi diventa campione del mondo è sempre un gradino sopra a chi non l'è mai stato in carriera. Quindi sicuramente un Franco Morbidelli che sa come si vince, sa comunque duellare per vincere, l'ho dimostrato nel 2020. Certo, tanti anni bui ormai in Yamaha, che in questo momento hanno fatto un po' scendere nelle gerarchie. Sicuramente è un Franco Morbidelli che non ha più l'appeal che aveva nel 2020, però deve ritrovare quello smalto, e se sarà capace di ritrovarlo, abbiamo secondo me tra le mani una coppia molto interessante: Jorge Martin insieme a appunto Franco Morbidelli, una coppia che è comunque capace di duellare per vincere, lottare per il vertice. Ed è questo il messaggio del team principal Paolo Campinoti, che appunto ha dichiarato al momento dell'ufficialità: sono molto felice che Franco entri a far parte della nostra famiglia per il 2024. Ho un ottimo rapporto personale con lui, ha dimostrato di essere un campione in molte occasioni. Sono certo che nel nostro team troverà le condizioni giuste per tornare a lottare per le posizioni che merita. Noi vogliamo tornare a lottare per il vertice. Quindi sicuramente abbiamo un Paolo Campinoti voglioso, un Paolo Campinoti che vuole continuare, ecco, sull'onda dell'entusiasmo che sta portando comunque Jorge Martin, pilota giovane che però sta duellando con la moto non ufficiale, solamente nel fatto di brand moto non ufficiale, perché chiaramente ha la stessa moto di Pecco Bagnaia, lo sappiamo, la GP24, però lui fa parte di un team non ufficiale Ducati e sta comunque provando a duellare per il titolo insieme al pilota ufficiale Ducati. Magari l'anno prossimo ci saranno due piloti capaci di poter lottare per il titolo. Poi intervistiamo anche, riportiamo anche le parole di Gino Borsoi, il team manager di Franco Morbidelli, sicuramente molto molto felice, è un onore avere l'opportunità di lavorare con un campione come Franco. Ho grande fiducia in lui e nel suo talento, sono certo che nel nostro team si troverà molto bene e che insieme riusciremo a raggiungere grandi traguardi. Infatti sarà proprio Gino Borsoi ad occuparsi di Franco Morbidelli all'interno della famiglia Pramac. E poi abbiamo le parole di Luigi Daligna, il direttore generale Ducati. Lui è un pilota di grande talento, quindi lo sponsorizza subito in maniera molto importante Daligna. È un piacere accogliere nel nostro team Morbidelli, e sicuramente in sella stiamo parlando di un pilota di grande talento, esperienza, in più in un'occasione ha dimostrato di essere molto forte e molto veloce. Quindi non a caso il riferimento al 2020, quando è stato vice campione del mondo. Lì in quell'occasione ricorda Gigi Daligna che Morbidelli comunque portò a casa tre successi, vinse tre Gran Premi. Siamo convinti, dice poi in finale Daligna, che insieme al team Pramac Racing e grazie al nostro supporto, ovviamente Ducati in pole position, potrà dimostrare tutto il suo potenziale. Non vediamo l'ora di affrontare insieme questa nuova entusiasmante avventura. Quindi sarà molto interessante questo appuntamento per Morbidelli. Morbidelli ha sicuramente una grande chance, accordo annuale che magari potrebbe anche un attimino destabilizzarlo da una parte, che comunque non ha il futuro in mano, deve comunque giocarsi il futuro in pista, però dall'altro lato magari avrà anche una testa un po' più libera rispetto a quanto ha avuto in questi anni con Yamaha. Magari il fatto di avere solamente un anno lo spingerà, ecco, ad essere un po' più libero di mente, a giocarsi tutte le sue chance, tutti i suoi jolly, magari tornando il Morbidelli di un tempo, magari
tornando il Morbidelli di un tempo, l'accordo annuale potrebbe anche essere rinnovato. Perché no? Perché comunque stiamo parlando di una Ducati che è o Pramac o ufficiale, o comunque Gresini o Money VR46. Stiamo comunque parlando di un mezzo che è molto molto competitivo ed è ambito dai più grandi piloti. Marc Marquez, ad esempio, in pole position per quanto riguarda la sella del Gresini Racing. Andrà a sostituire Fabio Di Gianantonio? Beh, lo scopriremo nei prossimi aggiornamenti sul canale. Ragazzi, però, voglio sapere la vostra nello specifico. Questo è un argomento molto, molto importante. Morbidelli tornerà il pilota in un tempo? Farà bene o farà male in Pramac? Ditemi cosa ne pensate. Mettete like se vi è piaciuto e iscrivetevi a questo canale se non volete perdere ulteriori, come ho detto, aggiornamenti in futuro sulla MotoGP. Io vi saluto, ciao a tutti da Domenico Ciao a tutti, raga!